Oggi ti mostrerò i segreti di Brookhaven che molto probabilmente ti eri perso o persa. Ce ne sono veramente tanti, ma forse qualcuno di voi non conosce quelli più oscuri. Oggi ragazzi andremo a testarli per vedere se sono veri oppure fake. Iniziamo subito e mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Andiamo. Non so se avete mai sentito parlare dell'agenzia di Brookhaven. Se la conoscete scrivetemelo nei commenti. Oggi andremo a scoprire il segreto sulla persona più cattiva che c'è dietro Brookhaven, che è anche appunto il creatore di questa fantomatica agenzia. Ovviamente ragazzi scendo dalla mia bellissima macchina viola. Allora, se non avete il museo, perché è qui che dobbiamo andare per questo segreto, vi spunterà probabilmente qua dentro una macchina. È molto semplice, dovrete farlo diventare un museo. Per fare questo vi basta andare dietro questo muro bianco e cliccare museo. Quindi ragazzi, oggi scopriremo il segreto inquietantissimo che c'è dietro Brookhaven, o almeno il creatore dell'agenzia di Brookhaven, nonché il più cattivo in assoluto. All'interno del museo possiamo trovare quadri come quello di Mr. Brookhaven e sua moglie, che mi dimentico sempre come si chiama. E qui ragazzi miei abbiamo due figure, e tra le due figure c'è lui, il creatore dell'agenzia, nonché il più cattivo in assoluto, che per chi non lo sapesse, grazie alla sua agenzia hanno rapito Mr. Brookhaven, cioè quel tizio dava la caccia a lui. E adesso ve lo posso provare. Per provarvelo dovremo andare, ragazzi miei, all'ospedale di Brookhaven, se riesco a saltare, e dovrete sbloccare questo segreto. Per farlo dovrete entrare all'interno di questa cosa qua, e come potete vedere ragazzi, qui c'è la vecchia base dell'agenzia contro Mr. Brookhaven. Come potete vedere qui c'è letteralmente un logo che appunto scrive agenzia, è proprio il logo originale dell'agenzia, è tutto distrutto. Qui ci facevano degli esperimenti, era praticamente un edificio segreto sopra l'ospedale di Brookhaven, quindi letteralmente la gente giù era tranquilla, si operava, e qua letteralmente raga ci facevano gli esperimenti sulle persone, mi auguro non su Mr. Brookhaven. Qui ragazzi c'è addirittura una pistola e un coso dell'agenzia che, se lo clicchiamo, prenderà fuoco, ma solo nella parte centrale. Ma sblocchiamo il segreto. Come fare? Basta cliccare qui e andare a sedersi su questa sedia qui. Guardate che cosa succede ragazzi, si sbloccherà un codice, tenetelo bene a mente, perché adesso dobbiamo spostarci di edificio. Per continuare il segreto dobbiamo andare all'interno della libreria, e troveremo qui in mezzo, se riuscirò a farlo, spero di sì perché sono troppo stupido, un attimo. Ok, il libro segreto si trova praticamente, ragazzi, salendo qui dalla libreria e andando praticamente qua, cliccando su questo libro. Sentite il suono? Lo sentite il suono? E se adesso ragazzi torniamo con il nostro libro in mano all'interno del museo e lo posizioniamo nell'unica parte in cui non c'è nulla, quello che succederà farà un po' venire i brividi. Guardate che succede, lì c'è una cosa rossa, come potete vedere, sparisce il libro e qui spunta un fantasma che si presume essere il suo fantasma, lui che ha ucciso, almeno così si dice, Mr. Brookhaven, per poi sparire completamente nel nulla. E niente, torna tutto alla normalità poi. Chiaramente qui sparisce anche la fiamma rossa. Il pensiero ovviamente che vi può arrivare in testa è: vabbè Xiao, ma sarà Mr. Brookhaven, guarda c'ha la barba. In realtà no, perché ho scoperto un altro segreto che adesso vi mostrerò. Perché ragazzi miei, se ce ne andiamo al cimitero di Brookhaven e ovviamente entriamo, possiamo letteralmente entrare all'interno di questa bara, cioè letteralmente di questa tomba. E se clicchiamo qui, quello che succede, se sentite il rumore, succede praticamente la stessa identica cosa che c'è all'interno del museo, e cioè questa specie di, non lo so, verso strano da mostro che non si capisce. Oddio, c'è qualcuno che sta, c'è qualcuno che bussa dentro la tomba raga. Oh mio Dio, questa cosa fa veramente paura. Lì c'è un segno che non riesco a capire che cosa sia.
Sentite? Lo stesso rumore di quando spunta il fantasma del tizio nel museo. Adesso la domanda è: c'è un mostro pauroso all'interno di Brookhaven e nessuno sa della sua esistenza? O almeno fino ad ora? Non ne ho idea, ragazzi. L'unica cosa che voglio è uscire da questa tomba, perché me la sto facendo letteralmente addosso. Via! Ok, ragazzi, sono riuscito tipo a mezzo buggarmi dentro. E comunque quello che ho scoperto è che praticamente il loghetto che si vede qua è lo stesso logo dell'agenzia. Se fate lo screen vedete bene, è il logo dell'agenzia. Quindi boh. Ma il segreto più grande sta dietro in realtà questa bara, che vi faccio vedere adesso. Se voi attivate il fantasma... Bruno, l'hai montato il wifi da te in montagna? Sì. Giuro che me la sono fatta addosso dalla paura. E poi arriva Bruno che monta il wifi in montagna. Stavo scherzando. Dicevo, ragazzi, se voi attivate il fantasma all'interno del museo, quindi seguite tutti i passaggi prima, vedrete che dietro la tomba, la lapide, c'è scritto creatore dell'agenzia. Quindi questa qui dovrebbe essere la tomba del tizio più cattivo di Brookhaven. E quindi automaticamente il fantasma all'interno del museo si presuppone che sia il suo. Almeno penso. La cosa che mi fa venire i brividi è però: perché qualcuno dovrebbe bussare qua dentro? È ancora vivo questo tizio, ma è semplicemente intrappolato dentro la sua stessa tomba? L'hanno sepolto vivo? Non lo so, Rick. La cosa che mi fa venire ansia è che, quindi in questo caso, questo dovrebbe essere il suo teschio, ragazzi. Non lo so, potrebbe essere morto, come potrebbe essere tecnicamente ancora vivo. Non ne ho la più pallida idea. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Boh. Le parole sotto i quadri sono censurate. Qui c'è scritto paura e qui c'è scritto greed, che in inglese ha un significato abbastanza particolare. Direte voi, vabbè Xiao, ma in inglese greed significa avidità. E infatti è abbastanza collegato. Lui è avido, sì, ma che cosa vuole quindi? Tutto ciò, ragazzi, potrebbe significare un'unica cosa sola. Se andate in questa casa di Brookhaven e aprite questa specie di compartimento segreto e salite, c'è una specie di, non lo so, roba segreta in cui entrate e troverete i cristalli di Brookhaven. Ce ne sono tantissimi, lo so, sparsi in tutta la mappa, ma si vocifera, si dice che questi cristalli diano il potere. Il pensiero è che magari questo tizio di Brookhaven, per appunto essere avido, probabilmente vuole dire quel quadro che magari lui vuole tutti questi cristalli per appunto avere una potenza infinita, oppure voleva averli, visto che... Ma comunque, per oggi con lui abbiamo chiuso. Se volete che approfondisco la storia, lasciate un mi piace e scrivetemelo nei commenti. Andiamo ai prossimi segreti. Per il prossimo segreto, ragazzi, dovrete prendere una casa precisa all'interno di Brookhaven. Dovrete prendere questa specie di, boh, casa criminale. Non so neanche come descriverla. Sì, sembra questo fondamentalmente, perché sembra tipo la casa di un pazzo scatenato che ce l'ha con il mondo. Ma vabbè, non siamo qui per parlare ovviamente di questo. Entrate e andate direttamente giù in basso. Dopodiché vi dovrete recare dove ci sono praticamente ste luci rosse e andare praticamente qua. Ci dovrebbe essere una specie di muro fake. Ecco qua, se continuate a saltare entrerete all'interno di questo muro. Ok, se passate praticamente dal muro bianco dove ci sono le due colonne, entrerete qua dentro, che è praticamente una specie di, non lo so, base sulla base sulla base. Ma quello che interessa a noi è proprio lì, ragazzi, quella nota, che ovviamente è scritta in inglese, ma che il maestro Xiao vi tradurrà con piacere. Nella nota c'è scritto: caro generale, dopo aver visitato l'ospedale e aver assistito al nascondiglio dell'agenzia, quindi praticamente parla del piano di sopra, quello che abbiamo visto prima appunto dell'agenzia, il team dei medici, quindi la squadra dei medici, abbiamo deciso di ritirarci. Per favore faccia lo stesso, Avid. Credo praticamente che questa lettera voglia dire che nel momento in cui hanno scoperto il nascondiglio dell'agenzia, che si trovava al di sopra dell'ospedale, questa specie di, non lo so, militare o non so chi, hanno deciso di ritirarsi da una specie di missione.
Quindi questi dell'agenzia fanno abbastanza paura a quanto pare, eh? Ma tranquilli, non è finita qui, perché ci sono altri segreti, ragazzi. Voglio scoprire ancora di più su questa agenzia ormai. Per scoprire l'altro segreto, tolta la mia terza macchina di oggi, dobbiamo recarci alla stazione di polizia, precisamente all'interno delle celle. Se mi ricordo come si entra di qua. Ottimo. Bene, se aprite la porta e salite sui letti, potete notare benissimo che qui praticamente entrate in una specie di tunnel. Ma invece di andare fuori per fuggire dalla prigione, dovrete fare un'altra cosa. Solo che io prendo una torcia, perché sennò non si capisce niente. All'interno di questo muro, ragazzi, c'è un tunnel segreto, che è praticamente questo qua. Vedete, sono appena entrato in questa specie di tunnel e percorrendolo arriviamo in un'altra mini base segreta, a quanto pare sempre dell'agenzia. Qui, come potete vedere, si vede una specie di militare, un ritratto di un militare, e questo non so veramente che cosa sia. Qui non so se si può aprire effettivamente qualcosa, presumo di no. Se salite però, cari miei, all'interno di questo armadietto, non lo so, e cliccate, avrete una carta di sicurezza per entrare in una bellissima parte di cui vi parlerò tra poco. Prima volevo concentrarmi sulla faccia di questo tizio. Dalla foto sembra che qui ci sia scritto FBI. Non ho idea di chi sia questo tizio, però c'è un però. La sua foto viene mostrata in un'altra stanza all'interno di Brookhaven. Adesso però tranquilli che ve la mostro. Dovrete prendere questa casa qua con il segno strano, con i vari segni strani sull'insegna. Chiaramente entrate e al piano di sotto, dove ci sono praticamente questa, c'è dove c'è questa biblioteca abnorme, dove proprio qui, se vedete qua accanto a me, c'è un bottone segreto che, se lo cliccate, apre un'altra stanza segreta. E ovviamente scendendo, a parte che sta roba veramente fa paura, scendendo in questa stanza segreta dovrete prendere il PC portatile, che è praticamente questo qua. Dopodiché vi dovrete sedere con il vostro PC in tutte le sedie, quindi tutte e quattro le sedie. Vedete che già sta cambiando il tutto? Tutte e quattro le sedie. Appena vi sederete sulla quarta sedia, dietro la scrivania principale si attiverà praticamente un pulsante. Pensate che sono scemo, me lo sono già dimenticato. Ok, all'interno di questa colonna, cliccandolo, sbloccherà praticamente una stanza segreta. Io per un sì o no lo clicco altre volte e la stanza segreta, ragazzi, si trova precisamente, aspettate che sono scemo, qua. E come potete vedere, signori, qui c'è un altro PC portatile che dice: non conoscevo la verità all'inizio, sono venuti quando ero un bambino, proprietà dell'FBI. E se vedete, zoomando la foto sopra, è proprio quella che abbiamo trovato poco fa di quel tizio. Quindi sì, tutto combacia, lui è dell'FBI. E non so che cosa ci vorrebbe, cioè cosa ci vuole dire con questo messaggio. È sicuramente inquietante il tutto? Assolutamente sì. Sinceramente, ragazzi, non ho idea di chi sia questo tizio. Potrebbe essere Mr. Brookhaven quando era giovane, oppure semplicemente un agente dell'FBI che sapeva troppo ed è sparito, non lo so. Ma torniamo alla nostra carta blu che abbiamo ottenuto prima, perché dobbiamo ancora usarla e non vi ho fatto vedere dove si usa. Per utilizzare questa carta, ragazzi, vi dovrete recare alla centrale elettrica di Brookhaven, dove ci sono i pannelli solari. Cerco di zoomarvelo giù, però penso abbiate capito praticamente dov'è. Per andare praticamente, cioè dovrete arrivare a questa stanzetta, che si apre solo se avete questa carta blu. Quindi mi raccomando, se non ce l'avete, sono cavoli vostri. Dovrete ovviamente aprirla in questo modo. Guardate qua, siamo dentro. Ok, cliccate ovviamente con la tessera dove c'è praticamente sto coso qua blu, e dovrete inserire la password, che, ragazzi, farà ridere, ma è il vostro nickname. Il mio ovviamente è questo. Password approvata, come potete vedere. Facendo questa cosa potrete attivare praticamente questa cosa qui, perché vabbè, si attiverà tipo una cosa elettricità, non lo so. Direte voi, che cosa si attiverà mai, Xiao? E mo ve lo spiego. Beh, ragazzi, per scoprire cosa attiva vi basterà andare dove c'è praticamente il benzinaio. Andando qui si aprirà questa bellissima porta che fa pure un bel suono. Sentite? Si aprirà una bella porta e boom,
Siamo dentro il bunker dell'agenzia, che molto probabilmente qualcuno di voi già conoscerà. Qui ci sono altre cose che si possono attivare. Ma se noi togliamo l'elettricità, comunque togliamo queste cose qui, o andiamo tipo a 24, vedete questa cosa qui, praticamente questo codice è quello che ci spuntava sopra l'ospedale. Quindi tutto è collegato. Vi ricordate quando ci siamo seduti sulla sedia? Esatto, che spuntavano quei codici. Ecco, credo che siano i codici praticamente che si riferiscono, immagino, a elettricità. Non ne ho idea. Ma non è finita qui, perché un altro segreto che è sbloccabile dentro la roba lì dell'agenzia è fattibile prendendo la casa delle piante, quella lì che ho appena selezionato. Comunque questa qui sicuramente molti di voi la conosceranno. Se andate sotto nella parte del laboratorio e cliccate su questo libro e torniamo al bunker con il libro in mano, mi raccomando ragazzi, non toglietevelo dalla mano, perché altrimenti questo segreto, se così vogliamo dire, non funziona. Se tornate all'interno del bunker con il libro in mano, quello che succede è che dice Plant Quantum Saved H06. Cosa significa? Io non ne ho la più pallida idea. L'unica cosa che vi posso dire è andiamo a vedere altri segreti, ovviamente nel prossimo video, se lo vorrete. Fatemelo sapere con tantissimi mi piace e tantissimi commenti. Questa storia dell'agenzia è veramente fighissima, raga. Io non ne sapevo niente, mi sono documentato e ci ho voluto fare un video. Probabilmente qualcuno di voi sapeva già tutto, però per quelli che magari non sapevano niente, ci sono io, se così si può dire, in vostro aiuto. Sono venuto in vostro aiuto, non lo so. Fatemelo sapere con un mi piace. Ci vediamo alla prossima. Ciao.